Sì, ci sono moltissimi turisti in giro, lo potete vedere alle mie spalle, una via Toledo affollatissima di visitatori, anche se i dati che arrivano da Federalberghi parlano di un'occupazione delle camere a macchia di leopardo in città, l'80% nel centro storico, 40% in alcune aree della città, soprattutto in zona stazione. Ma noi sentiamo l'analisi di questi trend dalle parole di Claudio Boccalatte, consigliere di Federalberghi Napoli. Abbiamo un buon riscontro sulla notte del mercoledì, mentre invece questi weekend sono pieni, perché sono pieni fino a Natale fortunatamente, però c'è una presenza più bassa durante i giorni in mezzo alla settimana. Che tipo di turismo è? Italiano, straniero? Molto italiani, soprattutto italiani, fortunatamente siamo ben contenti che gli italiani riscoprano Napoli. E gli stranieri, a dire la verità, hanno fatto anche qualche cancellazione, probabilmente i fatti che stanno accadendo in questo momento danno un po' di stabilità, poca certezza e un po' di paura, forse per affrontare dei viaggi un po' più lontani. Soprattutto italiano, di turisti italiani, e noi li abbiamo sentiti qui in giro per il centro di Napoli. Li ascoltiamo, poi la linea torna allo studio.